Ciao a tutti amici della Family, una buona giornata. Allora, noi siamo qua per fare il controllo infiltrazioni. Nel video precedente vi lascio su il link in descrizione e siamo qua da Bonometti. Quindi approfittiamo e andiamo a vedere un po' di novità, quindi camper e roulotte che hanno qui in concessionario. Facciamo un bel tour e vediamo se c'è qualcosa di interessante. Quindi seguiteci, mi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina e mettete un bel like. ciao! Ciao. Allora, partiamo col primo mezzo che è il Coppa C500. Prezzo esposto 68.000 euro. Allora, questo entriamo. Oh. Allora, sempre su Ford. Federico già nel suo minivan, vero? E qui abbiamo i posti a sedere e dietro abbiamo solamente gli armadi e lo spazio, quindi è abbastanza basilare, con la cucinina. Quindi molto basilare questo qui, anche piccolino, perché comunque misura. Adesso vediamo, sono 4 metri e 97. Poi abbiamo questo, che già questo mi piace molto di più, perché è il Coppa C530, che l'avevo già visto, modello 2023, 5 metri e 35. Qua siamo sui 70.000 euro, però ragazzi, qua allora abbiamo già un bel posticino. Poi abbiamo tutte le varie centraline che riguardano la batteria, l'acqua e tutto quanto. Spazio sicuramente più grande, perché lo spazio è grande. Sì, molto grande, sì. Quindi si alza la basculante che va su, e qua dietro abbiamo tutto l'occorrente. Quindi abbiamo il cucinino, il frigo, questo qua. Eccolo qua, piccolino. Vabbè, però insomma, sono mezzi per i weekend. E qui abbiamo il nostro bagnetto. Il nostro bagnetto che in teoria La cosa più curiosa sarebbe utile. è qui il nostro water. Ecco, questo è il mezzo che mi piace. Questo mi piace molto. Ecco, quello là che vedete appunto è il Coppa C, e questo qua invece è il cross camp, con la cucina che dove. Esatto, con la cucina, sempre la basculante su, tutte le centraline. Questo qua ovviamente è un po' più piccolino. Prezzo 75.000 euro esposto, perché ha un serie, ovviamente hanno prezzi di listino su strada, più pacchetti comfort, riscaldamento diesel, quindi questi sono abbastanza completi. Questo è il van della Cross Camp, Molto grande. 75.000 euro, Molto grande. e questo è molto molto grande. Questo è bello spazioso. Molto. Abbiamo sempre il letto dietro, Sembra il quasi una bagno salotto. e ovviamente il letto sopra matrimoniale. Questo è un bel cane, è un bel va. Ecco, adesso abbiamo fatto un giretto al piano terra, andiamo su al secondo piano, perché dovrebbero esserci tre piani, quindi è come andare in una specie di fiera qui da Buonometti, e andiamo a curiosare. Adesso ci dovrebbe essere camper, roulotte e poi anche degli usati, magari vi faccio vedere qualcosa. Bene, abbiamo anche dei motorhome della Immer, andiamo a vederne uno. Prezzi sempre molto accessibili, parliamo di 118.000 euro, Lexus T580 Pure, quasi 6 metri di motorhome. Oh, vediamo questo. Ecco, solita conformazione, letti gemelli qui in coda, che poi diventa anche un mega matrimoniale. Bello questo blò panoramico. Bagno con doccia, spazioso anche questo. Bello.
qua siamo a 118.000 euro, eh. Attenzione anche Federico con le basculanti. Cavolo, più bravo di papà con le basculanti. Eccolo, questo qua è un altro motorhome. Anche questo, guardate che ragazzi, che è un appartamento. Sì, sì, no, bello questo, grande però, eh. Sì, bello grande. Questo è bello grande. Anche qui abbiamo sempre semi integrali. E qua siamo, questo è un Eco VIP. Siamo sui 116.000. Ecco, a proposito di usati, qua abbiamo dei usati camper Deathless e Sprit, 22.800 euro, hanno matricolazione del 2000 con 95.000 chilometri. Ecco, sto qua massardato, andiamo a vedere dentro, degli anni 2000. 2000, comunque guardate che è tenuto molto bene, eh. Ma papà, siamo nel 2000, perché nel 2000? Nel 2000 proprio, ah. Ecco, questo qua per esempio è un usato, 22.000 euro, insomma. Sono 22. Andiamo a vedere questo semi integrale Roller Team del 2014, 54.000 chilometri, 53.800 euro, con tutte le dotazioni, tendalino, porta zanzariera. Qua ci sono le luci, vediamo, andiamo a vederlo. Questo qua sembra tenuto molto bene. Vediamo. Oh, molto bello. Questo sì. Guardate anche le finiture, comunque per essere nel 2014. Ah! Col letto nautico dietro. Bello. Bellissimo. Molto bello questo. Bagno dov'è? Bagno? Eccolo qua. Eccolo qua, questo è il bagno e sì, immagino la doccia qua è separata rispetto al WC. Comunque insomma è tenuto bene questo, eh. Molto bello. Ragazzi, adesso andiamo al secondo piano, dove non so, camper forse. No, penso siano le roulotte sopra. Ok, adesso le roulotte. Eccole le nostre roulottine. Quindi... ecco, siamo qua nel nostro reparto roulotte. Adesso andiamo a vedere qualcosina. Allora abbiamo la Hobby Excellent 495 VFB, 33.500 euro, 7 metri e 12. Ecco, questa qua comunque è abbastanza compatta. Oh, abbiamo una bella dinette qua. Ecco, questa è bella, col letto matrimoniale qui alla francese. E dopo il bagno. Ah, il bagno è molto l'acqua. Eh sì, c'è il bagno dietro, cioè qua puoi giocare a nascondino. Quella è la doccia, ma si può accendere la luce? Veniamo, accendiamo, accendiamo, prova a vedere se si accende da qualche parte. Ecco, papà. Questa è molto molto bella. Oddio. Cos'è? Sì? Bellissima. Ah, quella bella, quella soft di dietro, bellissima. Bella questa, eh. Allora, qua abbiamo la Fended Active 4,45 SV, 6,77 m, quindi molto molto piccola. Prezzo 32.000 euro. Qua, belli interni qua, eh. Guardate che... ecco, ormai questa cosa qua delle maniglie però ormai è un po' sorpassata secondo me. Comunque bella, larga, guardate che qua, cioè ragazzi, è una roulotte da 6,70 m, vero, eh? Quindi col letto alla francese, un bel bagnetto, materiali ovviamente di qualità, solidi, Qualità. Qua, eccolo qua, bagnetto con la doccia. Qua bello spessore come quelli della Hobby, cioè. Vediamo un po' il soft close qua, cassetti, tac, bello. Andiamo a vedere un'ammiraglia tendenza 6,50 della Fend. Questa siamo a 54.000 euro, 8,55 m, 2100 di peso. Ecco, andiamo a vedere questa doppio asse ovviamente. Andiamo a vedere com'è.
c'è il tappetino, magari. C'è il tappetino, moquette. Non c'è che non c'è. Qua abbiamo una dinette da tavola di Natale. No, questo è buono. Qua abbiamo il fornetto. No, vabbè. Letto. E il bagno è meglio. Matrimoniale. Cioè, il bagno è. E dopo c'è il bagno dietro, che è un bagno enorme. Ah sì, con la doccia. Apriamo la doccia, Fede, vediamo la doccia. Ta-ta. Se vuoi è meno alto, cioè è meno largo di me. È lungo. Bellissima questa. Abbiamo la 545 KMF Excellence Edition. 7 metri e 42, peso 1600 e siamo sui 35.000 euro. Mamma, che bello. Guardate che ve la faccio vedere fuori, sono 7 metri e 40, eccola qua. Qua abbiamo letto francese, cassettini, tanto spazio, 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 spazio. Qua una dinette, guardate che roba, quei bei tavoli. E guardate anche qui, ragazzi, i materiali sono sempre top, sono sempre top. Qui abbiamo ovviamente anche le mensoline. Qui abbiamo i due letti a castello. E qui abbiamo il bagno. Vediamo se c'è una luce. C'è una luce. Non trovo la luce. Comunque bagno con doccia. Molto bella questa, eh? Allora andiamo al terzo piano, dove ci stanno lot, minivan, campi usati. Ragazzi, guardate che bonbon di usato c'è. Che robetta di usato. È la Wingham Rookie 3.5, 23.000 nel 2021, lunghezza 4,96 m, peso 7,50. Andiamo a vedere perché. È larga 2,17. Permessa. Wow! Ok. Che ok. Ok. C'è anche il bagno. Ma il bagno là, ma ma il bagno è enorme! Il bagno è grandissimo! Spettacolare c'è il bagno, eh! Però un due un po'. Vabbè, è usata, Fede, bisogna un attimino. Però. Ah, è usata. Sì. Quello lì è il letto. Quello lì è il letto, cucinino. Ragazzi, c'è tutto qua, eh. Bellissimo questo. Adesso vi faccio vedere la Premio Life 490 TK, 28.000 euro. Lunghezza 7,16 m. È usata questa, ragazzi? No, no, è nuova questa. Sì, sì, esatto, scusate, sì, sì. Guardate la. Ah, bella, questa c'ha il tavolino che praticamente all'occorrenza si deve sganciare lì il cordino. Sì, viene fuori il tavolino e lì c'è il matrimoniale. Quindi qua comunque dà la possibilità di avere un po' di spazio. Oddio, va, no! Il cuscino è morbidissimo! Cuscino morbidissimo. Qua ovviamente abbiamo il bagnetto solito. Ah, il bagnetto, sei bagnetto. E due letti a castello con l'armadio. Allora, un altro bonbon qui, la Touring 430 Tango Red. Prezzo 37.000 euro, 554 centimetri, quindi molto molto piccolina. Guardate che si entra qui in questa casettina. Bellissima, bellissima. Letto matrimoniale, cucina. Ovviamente ha il tetto a soffietto, quindi bisogna alzarlo in modo tale che voi potete stare dritti. Il bagno è magadissimo. Bagno, vediamo il bagnetto. Cioè, guarda, il bagno, cioè, guarda. Wow, che rifinitura, ragazzi. Bello. Bella, piccolina, per due persone. Questa ha tutto. Questa è veramente bella. Allora, questo qua è un usato, un Hobby Deluxe 400 SFE del 2023. Questa pesa 1200 e lunga 5,96. Questa è per due persone, un altro bonbon fantastico, 26.500 euro. Quindi è molto piccola. E dentro abbiamo subito la cucina, la dinette, il letto matrimoniale e ovviamente il bagnetto.
con il water. Quindi per due persone questa qua è spettacolare, molto agile, pesa poco e si va. Bene, di usati abbiamo, guardate qua, che ci meglio, un Hobby Deluxe 495 TKF del 1994. Ragazzi, stiamo parlando di 30 anni fa, 9.800 euro. Ve la faccio vedere da fuori. Guardate, roulotte di 30 anni fa. E adesso andiamo a vederla dentro. Andiamo dentro com'è. Beh ragazzi, la dinette, il lampadario, è vero che una volta usavano i lampadari quelli, fantastica luce che va e che viene. Vabbè, insomma, l'avranno appena messa. Qua abbiamo un altro matrimoniale, la lavatrice, è una specie di, no è un porta oggetti, porta bottiglie. Andiamo al bagno com'è, aspettate che il bagno non si apre, si apre, eccolo qua. Questo era il bagnetto. Okay. La stufona e il matrimoniale qua dietro. Ragazzi, questa è una roulotte di 30 anni fa. Ben antica. Sembra una taverna. La taverna di una volta. Vi facciamo vedere una Weisberg. Facciamo vedere l'ultima, la 400 LK, sempre un usato. Questo qua 22.500 euro del 2022. Letti a castello, tenuta molto bene, ma insomma è un 2022, con la dinette e il bagno. Ecco, anche questa comunque. C'è acqua. Vabbè, si vede che l'avranno caricata per far vedere. Ecco, questo qua è un usato 22,5, lunghezza 5,93, 1100 kg. Bene ragazzi, allora abbiamo fatto un piccolo tour qui al concessionario di Bonometti a Vicenza, abbiamo visto un po' di modelli, minivan, camper, roulotte, insomma come essere una fiera, dai, abbiamo fatto una passeggiata in attesa che adesso ci riconsegnino la roulotte e poi ritorneremo a Verona. Bene ragazzi, per questo breve video è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la din din e mettete un bel like, mi raccomando, è importante. Ciao a tutti dalla family, ciao.